Sono riusciti, hanno fatto un'infrazione laterale sulla saracinesca tagliando la parte esterna. Sono riusciti a entrare e hanno scassinato le slot machine rubando gli erogatori. E non è la prima volta comunque in No, questo periodo. è la seconda. In quanto tempo? In 20 giorni, 19 precisamente. Hanno rubato gli erogatori lasciando l'incasso che va suddiviso fra i gestori delle slot. Non hanno toccato cambiamonete. Sono stati anche molto rapidi. Sì, sono 3 minuti e mezzo, dai 3 ai 4 minuti più o meno ci metto. Sì, abbiamo telecamere di sicurezza che però ci hanno piegato prendendo uno sgabello e ora abbiamo alzate e ora vedremo come agire. Magari installiamo un impianto fumogeno, insomma, in qualche modo dobbiamo tutelarci. Abbiamo subito 3 furti, uno dietro l'altro. La prima volta un tentativo di furto, la seconda volta un furto con scassinamento di macchinini. La terza volta sono rimasti male perché sabato mattina abbiamo montato un cancelletto fra il bar e la stanza dei giochini. Si sono accontentati, per fortuna non hanno rotto al di là della porta che ancora non aveva aggiustato dalla seconda volta, siccome sono accontentati della cassetta dei spiccioli, 40-50 euro al massimo. Le slot machine, a parte il danno strutturale delle macchinette, hanno rubato più di 2.300-2.500 euro. Forzando la porta d'ingresso, in 4 minuti, io ho telecamere, sistema di allarme, in 4 minuti hanno fatto tutto. Come si vive adesso? Un po' con la paura? La paura. La notte si aspetta che suoni il cellulare in continuazione. Automaticamente la notte, verso le 2:30, 3:00 uno si sveglia, non ridorme, per le 5:00 uno si alza per aprire l'attività.